Buonasera, ben ritrovati. Sempre in diretta con Focus, sono le 21:19. Covid-19 e alluvioni, abbiamo titolato, ma il Veneto non si piega mai. Abbiamo collegato in qualche modo la catastrofe della pandemia alle calamità, alle alluvioni che hanno colpito il Veneto. C'è un anniversario proprio 10 anni fa, in questi giorni. Mezzo Veneto era completamente allagato, sembrava un arcipelago visto dall'alto, casolari, imprese e case di privati in mezzo all'acqua, danni ingentissimi nelle province di Padova, di Vicenza e di Verona in particolare. E lo vogliamo ricordare oggi, questi 10 anni fa, come anche siamo a novembre, oltre al Covid-19, non dimentichiamoci che qui c'è un rischio di dissesto idrogeologico costante. Il 4 novembre del 66 la grande alluvione, l'acqua granda a Venezia, e il 12 novembre dell'anno scorso l'1,87 che ha devastato una delle città più belle, più delicate e in pericolo del pianeta. Allora parliamo di questo, ovviamente diamo la precedenza al Covid perché siamo in fase gialla. Stasera scatta il lockdown dalle 22, quindi tra poco meno di un'ora. Lockdown, coprifuoco, non lockdown, coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Chi circola deve esibire l'autocertificazione, ma siamo messi meglio rispetto ad altre regioni. Però siamo sul filo del rasoio, cioè potremmo passare rapidamente nella fase 4, così l'ha definita stamattina il presidente Zaia, la fascia arancione. Allora, vediamo intanto il titolo del Gazzettino: Covid, la diretta di Zaia questa mattina, poi lo sentiremo. Sentiremo il governatore. Verso la fase 4 si può arrivare a 2.000 ricoveri in 10 giorni. Una situazione molto, molto difficile. Stasera abbiamo collegati 4 giornalisti del gruppo di Media Nord-Est che il Covid e le calamità le hanno viste in faccia, le hanno sperimentate sul campo. Sono giornalisti di altissimo valore che vi presento subito. Carlo Alberto Inghilleri della redazione di Vicenza. Buonasera, Ciao Carlo. buonasera direttore, buonasera a tutti quei telespettatori. Ciao, grazie a Siamo Ilaria. qui a casa, mi avvalgo della facoltà di non utilizzare la mascherina, ce l'ho ma non la utilizzo Sì. perché sono a casa. Posso rassicurare Conte che siamo in meno di 6 a casa in questo momento, Ecco, eh? quindi non hai problemi, diciamo, possiamo vederti tranquillamente. Così come vediamo e salutiamo Ilaria Marchiori della redazione di Venezia Mestre. Ciao Ilaria. Buonasera direttore, buonasera a tutti i telespettatori. Anch'io non utilizzo la mascherina, posso assicurare che a casa siamo meno di 6, copio Carlo. Quindi buonasera a Bene, tutti. bene, bene. Ferdinando Garavello della redazione di Bassano del Grappa. Ciao Ferdinando. Buonasera direttore, buonasera ai telespettatori. E Valentina Visentin della redazione di Padova. Grazie a tutti davvero per essere qui con noi. Buonasera direttore. Ciao Valentina, ciao. Allora, intanto grazie per essere collegati con noi. Parleremo di Venezia e di quanto è accaduto negli anni scorsi, e anche non solo a Venezia, in Veneto, con altri ospiti che sono qui in studio. Matteo Secchi di Venezia.com. Buonasera Secchi, bentornato. Buonasera Luigi, Buonasera. buonasera. Silvia Rossetti, ambientalista. Buonasera Buonasera Silvia. direttore. Parleremo della tutela del territorio, un territorio delicatissimo, non solo quando ci sono l'inclemenza del tempo e quanto abbiamo visto in questi anni. E Alessandro Scarpa, buonasera Scarpa, che è delegato dal sindaco di Venezia Brugnaro alle isole. Buonasera direttore. Grazie, grazie anche lei. Allora, io direi come sempre, vediamo il servizio di stamattina, il punto stampa dalla Protezione Civile di Marghera, cosa ha detto il governatore. Sentiamo. Noi fondamentalmente con mezzo piede siamo dentro la fase 4, il che vuol dire che siamo nella fase di massima turbolenza, di massima tensione per quanto riguarda
gli ospedali. Con i contagi che continuano a crescere, la pressione sugli ospedali del Veneto sta entrando nella fase più difficile. Il presidente della regione, nel quotidiano appuntamento, illustra le proiezioni per i prossimi giorni che prevedono un'occupazione di 250-300 posti letto nelle terapie intensive. Il Veneto, alcune province lo sono già, sta entrando nella fase più critica, sia per i ricoveri nei reparti che per le terapie intensive, anche se il tasso di occupazione di queste ultime, il 16%, è molto inferiore a quello di altre regioni. La situazione è comunque di notevole difficoltà. Fase 4 per noi significa dare un ulteriore giro di vite, purtroppo, la sanità del Veneto per trovare i letti. Non è escluso che si possa galoppare verso le 1.500 sicuramente, 1.800-2.000 persone ricoverate nel giro dei prossimi 10 giorni. In questo momento, prosegue Zaia, il vero tema è quello dell'emergenza ospedaliera. Noi siamo in grossa difficoltà e siccome non vogliamo ricoverare i pazienti nei lettini lungo i corridoi, cerchiamo per quanto possibile fino all'ultimo di garantire un letto in un reparto che ovviamente avrà ceduto i letti a favore di Covid. Sto parlando delle medicine, sto parlando di molti reparti che dovranno comunque pian piano cedere letti, perché questi sono pazienti che se non sono ricoverati muoiono. Circa situazioni di locali maggiori criticità, il presidente della regione dice di non avere al momento in progetto un micro lockdown, ma scelte di sanità pubblica, se necessarie, come già fatto in ottobre in Comelico. Infine l'appello, ancora una volta, alla responsabilità dei cittadini nel rispettare le regole, anche in vista del weekend. Evitate di andare allo struscio nel solito corso principale della città, perché è inevitabile che lì vi contagiate. Se c'è un grande diffusore asintomatico, fa piazza pulita. Servizio di Marta Marangonna. Ilaria Marchiori è da febbraio, insieme a Filippo Foi, Anna Maria Parisi, in pianta stabile al punto stampa, l'unità di crisi di Marghera. Ilaria, è uno sforzo davvero notevole, perché voi tutte le mattine siete lì ad ascoltare il Presidente e purtroppo non vi si vede mai. Questo è un mio rammarico personale. Mi piacerebbe vedervi mentre fate le domande, però ci sono problemi tecnici, logistici. Allora, raccontaci un attimo come vivi da fine febbraio questo lavoro molto particolare, anche perché si tratta di fare domande, di evitare di fare errori. A volte il Presidente, non dico che perde le staffe, ma si irrita se sente delle domande che magari sono fuori posto, che non capisce. Come l'hai vissuta tutta questa fase? Allora, devo dire, direttore, io naturalmente parlo a livello personale, non per gli altri miei colleghi che hanno seguito i punti stampa del Presidente durante tutto il lockdown a partire da fine febbraio. I primi mesi oggettivamente sono stati abbastanza duri per una serie di motivazioni. In primis perché era tutto nuovo e non si sapeva che cosa stesse succedendo. Il presidente stesso il primo mese lo si vedeva e si percepiva anche che lo fosse molto preoccupato, perché naturalmente aveva un'intera regione e soprattutto certo, tantissimi veneti da proteggere, da salvare. Non è stato semplice perché nel momento in cui la maggior parte della popolazione era chiusa in casa, noi lavoravamo. E, insomma, lo sa lei in primis, direttore, che abbiamo lavorato tanto, ci siamo sempre stati proprio come gruppo per informare al meglio che potevamo le persone che da casa ci seguivano. Però naturalmente poi cosa succede in questi casi? Subentra poi anche la persona, quindi non solo il giornalista ma la persona. E per quanto riguarda me, i primi mesi sono stati molto adrenalinici e poi, diciamo, verso la fine, quando si iniziava ad intravedere un po' di luce in fondo al tunnel, cosa che è durata pochissimo perché adesso ci stiamo ritornando dentro, forse un po' calata la tensione e ho iniziato io a rendermi conto realmente di che cosa stesse succedendo e naturalmente
ad avere un po' più di preoccupazione, mentre prima si pensava a lavorare, a proteggere anche i propri familiari, ma soprattutto anche ad informare, a farlo al meglio, perché ogni giorno succedevano cose differenti e si avevano informazioni diverse e soprattutto si imparavano e si capivano cose diverse, tante cose che a fine febbraio non si sapevano, oggi le mastichiamo come pane quotidiano, voglio dire. Certamente, poi date tutti voi un esempio proprio di coraggio e di abnegazione che danno alla gran parte dei medici. Facevamo l'esempio proprio di un giornalista che dovesse dire: io non faccio la cronaca nera perché ho paura, allora deve cambiare mestiere, no? Dicevamo dei medici che non vogliono fare i tamponi, un medico come un giornalista deve essere sempre sul campo e sempre disponibile anche in situazioni di pericolo. Tu come, in base a quanto si è sentito oggi, ha detto proprio in maniera molto chiara e franca, come sempre, il governatore, pensi che si passi rapidamente alla fase arancione, alla fase 4, così ha detto il presidente, no? Ha sembrato mettere un po' le mani avanti, come dire: se non vi comportate rispettando tutte le regole, ci andiamo inevitabilmente in zona rossa, insomma. Direttore, il timore c'è perché i numeri sono importanti. Sappiamo che la nostra sanità regge bene, che abbiamo 1000 terapie intensive a disposizione, che sono stati riaperti tutti gli 11 Covid hospital della nostra regione, però ovviamente il timore c'è. E sono anche convinta che il presidente possa avere sì dell'ottimismo da una parte, però a ragion veduta sta raccomandando proprio da ieri, quando c'è stata l'ufficialità, è arrivata l'altra sera, però ieri è stato il primo punto stampa dopo l'ufficialità dell'ingresso per il Veneto in fascia gialla, ha voluto mettere le mani avanti dicendo che comunque bisogna essere assolutamente responsabili. L'hanno fatto anche oggi vari direttori sanitari, sia dell'ULS 3 Serenissima che dell'ULS 4, lanciando un appello proprio ai cittadini di comportarsi bene e di non credere che l'essere entrati in fascia gialla significhi automaticamente rimanerci, perché non è così, anzi si può facilmente passare a quella arancione e poi ancor peggio a quella rossa. Ricordiamo anche che il presidente ormai da giorni sta dicendo che ci si sta avvicinando a quello che è il picco autunnale stabilito dal modello matematico e che sarà intorno alla metà di novembre. Quindi naturalmente l'attenzione da parte di tutti i cittadini e tutto il Veneto deve essere massima e bisogna assolutamente non abbassare la guardia, come tutti i giorni ripete il presidente, proprio per non rischiare di passare di fascia, perché a quel punto sarebbero anche molte di più le categorie anche economiche che ci rimetterebbero, oltre che naturalmente, come sappiamo, l'aspetto sanitario e clinico che va a toccare, certo, ogni singola persona nella salute. Certamente. Allora, Valentina Visentin, redazione di Padova, ogni giorno la vedete in Focus TG comparire e dare da Padova i particolari insieme ad altri colleghi, ai nostri tecnici ovviamente, abbiamo i tecnici che sono fondamentali perché ci danno davvero danno un contributo preziosissimo, no? Non solo nelle dirette ma poi nel montaggio, insomma. Valentina, come stanno reagendo i padovani secondo la tua opinione anche rispetto a questo coprifuoco che inizia alle 22 fino alle 5. Ricordiamo che i ristoranti e i bar restano comunque, devono chiudere alle 18, insomma, che le restrizioni rimangono, fascia gialla, ma certo non è che sia un liberi tutti, come dice il presidente. Sì, assolutamente sì, dalle 22, quindi tra poco inizia questo coprifuoco, i locali ovviamente sono già chiusi dalle 18 e abbiamo assistito le settimane scorse a diverse manifestazioni di protesta che ci sono state in città da parte delle varie associazioni di categoria. Sono state proteste di piazza piuttosto numerose, la principale è stata venerdì scorso, esattamente dunque una settimana
realtà che ha coinvolto quasi 700 persone, perché a protestare erano anche i gestori di palestre e di piscine, quindi c'è stata molta, molta risposta di piazza in città per il DPCM, dopo il DPCM del 25 ottobre e poi insomma a seguire con le nuove misure che sono state emanate mercoledì in tarda serata. Tra altre cose, notizie anche di pochi minuti fa, ve lo possiamo anche dire, c'è stato un incontro che si è concluso in serata tra il Comune e le varie associazioni di categoria proprio per mettere in campo delle azioni di sostegno alle attività commerciali e per favorire quanto di più insomma l'accesso al centro storico, in modo tale che i cittadini possano usufruire della ristorazione per asporto, e quindi ad esempio stanno ragionando di non di disattivare la ZTL per chi volesse acquistare del cibo nei ristoranti del centro storico, oppure per i ristoratori che devono fornire servizi a delivery, quindi a consegne a domicilio a persone che risiedono in centro. Si sta addirittura tra le misure, ve le leggo perché mi sono arrivate proprio pochi minuti fa, si pensa di ampliare ad esempio il parcheggio della prandina di altri 100 posti, di dare la sosta gratuita a 250 parcheggi con le strisce blu. Insomma, ci sono una serie di misure che l'amministrazione sta mettendo in campo proprio per consentire, pur nelle limitazioni, di poter sostenere le attività commerciali che sono state già duramente provate dal lockdown di marzo e aprile e che ora devono affrontare queste nuove restrizioni. Per quanto riguarda i padovani, c'è anche una forte sensibilizzazione all'uso della mascherina. E io, per quello che posso vedere quotidianamente muovendomi in città, devo dire che sono tutti piuttosto diligenti. Assistiamo sempre a persone vediamo sempre in giro persone che usano la mascherina, sia dai ragazzi più piccoli, perché ieri siamo stati a vedere l'ultima campanella fuori da scuola, quindi quei pochi ragazzi che erano alla fermata dell'autobus e che stavano rientrando a casa avevano tutti la mascherina. Quindi insomma, diciamo che c'è abbastanza senso civico e buon senso da parte dei padovani. Come diceva la collega Ilaria Marchioli, anche noi oggi abbiamo assistito alle conferenze stampa della nostra USL 6 e anche insomma ci hanno confermato che comunque la pressione negli ospedali si sente, cioè c'è stato un aumento considerevole dei ricoveri in tutte le strutture ospedaliere dell'USL 6, quindi parliamo non solo di Schiavonia, che è considerato che è il Covid Hospital padovano, ma anche nelle strutture ospedaliere dell'Alta Padovana come Cittadella e Campo San Piero, e della Bassa Padovana con Piove di Sacco. Tra le altre cose, è stato confermato che lunedì prossimo aprirà un altro ospedale, riaprirà un ospedale di comunità che è quello di Conselve, quindi per servire la zona della Bassa Padovana. Quindi c'è pressione sui ricoveri perché sono aumentati, però al momento ha detto il direttore dell'USL, il direttore generale dell'USL 6 Scibetta, insomma la struttura, la macchina sta procedendo, sta andando avanti, sta funzionando, e ad esempio in tutta l'USL di Padova, nell'USL 6 di Padova sono i 13 però i medici che sono risultati positivi al Covid. Qui davvero i positivi si sprecano, si continua a sentire con persone anche di ogni settore, politica, spettacolo, sport, che rimangono contagiate, anche i CT della nazionale, per cui Roberto Mancini, per cui insomma davvero non sembra che non ci sia fine. Valentina, facciamo vedere delle immagini che avete realizzato stamattina con un manichino con sì. I vestiti insanguinati e la testa decapitata a terra, appeso alle spalle un cartello con su scritto Covid or Suicide. È stata fatta questa scoperta a Prato della Valle, a Padova. Sì. È un'installazione, no, di un artista che si definisce Santiago. È una provocazione, che cos'era? È una provocazione questa installazione artistica, è comparsa appunto questa mattina, quindi molto probabilmente l'artista è arrivato nella notte in Prato della Valle. Si tratta di un manichino, l'avete visto, la testa decapitata, imbrattato di rosso, quindi il sangue. È un po' la rappresentazione di quello che dicevo prima, cioè della
della protesta dei commercianti che dicono se non moriamo di Covid rischiamo di non andare più avanti, comunque di chiudere molte attività, e quindi questa appunto è l'ultima delle installazioni provocatorie che sono comparse in città. E Prato della Valle poi comunque è un punto per noi padovani di ritrovo fondamentale, quindi lo si vede deserto in questi giorni, e quindi è stato anche questa mattina è stata notata questa installazione. Bene, grazie per ora Valentina, state collegati che poi torniamo da Ilaria, da te, e tra poco andiamo da Carlo Alberto Inghilleri a Vicenza e poi da Ferdinando Garavello a Bassano del Grappa. Vediamo però sempre da Padova un'altra manifestazione di Fratelli d'Italia davanti alla prefettura, manifestazione contro i decreti del governo Conte. Vediamo. Scende in piazza alla destra, ma senza gli estremisti. Una ventina di esponenti vecchi e nuovi della FU Alleanza Nazionale, con bandiere tricolori, ha protestato per dire che 4 DPCM non aiutano quelle realtà economiche che invece stanno rischiando il collasso e che il governo va avanti in modo confuso, perfino nella colorazione delle aree Covid nazionali. Servono, e siamo qua a chiedere, l'eliminazione della tassazione, l'eliminazione di tributi e tasse per tutte le imprese che oggi sono in difficoltà e che rischiano di chiudere, non sopravvivere e neanche dopo Natale. Siamo qua a dire che serve assolutamente dei provvedimenti ristori che non possono essere, perché dire che c'è il 150% di zero vuol dire sempre zero. Non stanno soffrendo solo quelli che rimangono chiusi, soffrono anche un sacco di altre categorie che vivono di indotto e vivono soprattutto di filiera. Io personalmente mi occupo di quella agroalimentare e i danni che le associazioni di categoria stimano sono assolutamente superiori ai miliardi che sono messi in questo DL Ristori, che poi sarà un DL Ristori 2, che tra l'altro seguirò personalmente perché arriverà in Senato, dove io sono in commissione bilancio, proprio lunedì. E questo era Luca De Carlo, che è anche sindaco di un paese del Cadore, che non mi ricordo, adesso mi sfugge, ma Calalzo di Cadore, sì, grazie Fabrizio. Fabrizio Bazzoni in regia con stasera c'è Tony Poll. Allora andiamo da Carlo Alberto Inghilleri, responsabile della redazione di Vicenza. Allora Carlo, come va? Abbiamo sentito spesso dichiarazioni di Francesco Rucco che invitava alla prudenza, insomma, come vanno lì le cose con gli assembramenti, le mascherine, qual è la situazione? Ovviamente la situazione riflette un po' quella del Veneto, con in questo momento molta rabbia, molta frustrazione, soprattutto da quelle attività che in questo momento più che in passato risentono di una crisi strisciante che già perdura da anni. Sto parlando ovviamente dei bar, dei ristoranti, dei negozi che hanno dovuto abbassare le serrande. Molti non le riapriranno neanche mai più. Si stanno creando dei piccoli deserti urbani, dei deserti di crisi. Lì dove c'è la crisi, dove non si riapre, dove ci sono delle serrande abbassate, dove ci sono delle vetrine spente, ricordiamo tutti che avanza il degrado, dove avanza la criminalità, i cittadini sono preoccupati, ma sono soprattutto preoccupati per le tasche, perché in un momento come questo c'è bisogno di lavoro, c'è bisogno di speranza, c'è bisogno di guardare avanti, ed è proprio quello che sta mancando e questo è grave perché questo DPCM martoriato dalle contraddizioni, voglio ripeterlo perché è un po' il leitmotiv che si sta ripetendo in questi giorni, sta portando a figli e figliastri. Ci sono i bar che possono rimanere aperti a determinate regole, si può bere un caffè a un metro di distanza, rispettando giustamente le regole anti-Covid, altrettanto non si può fare per esempio al teatro. Perché non si può assistere a uno spettacolo al teatro mantenendo le stesse distanze che ci sono nei bar, adottando le stesse misure, le stesse cautele? Oltretutto nei bar si abbassa la mascherina giustamente per sorseggiare il caffè, per mangiare un tramezzino. Al teatro invece non si abbasserebbero neanche le mascherine. Quindi c'è il mondo della cultura che insorge, c'è il mondo dei musei, anche i musei sono chiusi. A Rucco, lei mi parlava di Rucco, del direttore,
Su questo voglio ricordare che Francesco Rucco ha voluto sottolineare come quella bellissima iniziativa dei parcheggi gratis nel fine settimana, un'iniziativa che tra l'altro era collegata proprio con la cultura, con i musei aperti, le visite gratuite, è stato tutto sospeso, si è fermato tutto per incanto, una città che rimane in sospeso, dove le piazze vengono riempite dalla protesta, dalla voce di chi non è d'accordo, sto parlando delle palestre, sto parlando delle piscine, sto parlando di... teatri, dei musei di cui ho già parlato, dei bar, dei ristoranti, di tutti coloro che si trovano imbrigliati in una situazione incomprensibile. Io vorrei anche ricordare che una delle campagne che abbiamo lanciato noi del TG Vicenza è proprio questa: i ristoranti, presidi di sicurezza. Sì, perché dove c'è un gestore che controlla la situazione, che controlla il rispetto delle distanze, che controlla il rispetto delle norme anti-Covid, beh, lì sicuramente non può accadere niente di male. Se si chiudono questi presidi di sicurezza, questi spazi ordinati, beh, è la movida incontenibile, si sposta nei boschi, si sposta nei luoghi più bui della città e in zone franche, in zone dove ci si ritrova in modo anarchico, dove i ragazzi purtroppo, e questo è un dato di fatto, la cronaca lo racconta, lo raccontano i mattinali della polizia locale, le sanzioni, le multe, questi ragazzi che si ritrovano senza regole, proprio perché là dove ci sarebbero le regole, dove potrebbero esserci le regole, invece il governo chiude. Quindi insomma un danno economico molto molto grave. Sì, ecco, parlando, hai fatto bene a citare i ragazzi, i giovani, qualcuno diceva, ma se un ragazzo studia fino alle 20 e poi esce dopo le 22 che male fa? Insomma, purtroppo se c'è il coprifuoco bisogna uscire per validi motivi, altrimenti se non altro qui si può circolare in tutta la regione, essendo in fase gialla, e non ci sono limiti nel passaggio da un comune all'altro, invece fase arancione e fase rossa. No, dicevo, i ragazzi, hai fatto bene a citare, perché proprio sono i bambini, sono le persone psicologicamente più colpite, più vulnerabili, no? E per molti questa situazione è un vero trauma, no? La socialità, il non poter avere contatti con i loro compagni di classe, eccetera. Allora, intanto vediamo proprio da Vicenza, vi siete occupati ancora dei medici di base, dei tamponi. Oggi l'Ulso Otto Berica ha inviato a tutti gli oltre 300 medici di medicina generale i presidi sanitari necessari. Vediamo. Già da oggi sono in consegna i tamponi rapidi e anche i dispositivi di protezione individuale ai 330 medici che abbiamo in azienda, quindi contiamo che questi siano subito operativi per poter fare tamponi ai propri assistiti. Se gli ambulatori non sono adeguati per effettuare i tamponi, diversi comuni, da Arzignano, dove è stato messo a disposizione la palestra di una scuola, a Brendolo, alla stessa Vicenza, dove si sta individuando l'ambiente adatto, stanno predisponendo appunto locali idonei. Insomma, non ci sono più scuse né remore, tanto più con l'accordo strappato a livello nazionale e regionale che prevede 18 euro forfettari a tampone se fatto in ambulatorio e 12 se eseguiti in un altro luogo. Il medico di base è chiamato in questa situazione di pandemia a dare un suo ulteriore contributo facendo i tamponi, cosa questa che molti medici di medicina generale, ricordiamo, già hanno cominciato a fare a titolo gratuito, rispondendo a quel giuramento fatto quando si sceglie la professione di medico, di curare sempre e comunque il paziente. È un'azione di sanità pubblica importante, perché comunque è una forza di 300 persone che possono tamponare e seguire poi i loro pazienti nella quarantena, quindi è importantissimo. Sanità pubblica appunto, e per questo il nostro gruppo televisivo Media Nord-Est si chiede e chiede a quei medici di base che hanno atteso il contributo se non sarebbe stato più opportuno seguire i colleghi che invece hanno scelto di farlo volontariamente. Tamponi che a Vicenza vede in campo anche lo stesso esercito che a malattie infettive ha individuato un'area ad hoc. Servizio di Gabriella Basso. Allora, Ferdinando Garavello, anchorman del TG Focus di Bassano, con la sua calma, la sua pacatezza, è rassicurante, una figura rassicurante, tranquilla anche in momenti di grande tensione. Vedo che mantieni sempre la calma, Ferdinando. Per mantenere la calma è un obbligo, altrimenti qui se cominciamo noi per primi a perdere la calma non possiamo poi chiedere ai nostri telespettatori
di essere saldi e precisi nei momenti più difficili, come abbiamo vissuti parecchi dall'inizio di questa pandemia. Sappiamo benissimo che insomma, la gente ci guarda, ci chiede anche un modo particolare di trasmettere le notizie. Noi abbiamo molte risposte qui a Bassano, abbiamo tantissime persone che telefonano per chiedere informazioni, ma a volte anche per essere rassicurate. Ci sono molti anziani che chiamano perché magari non hanno capito certo, qualcosa dell'ultimo DPCM o di una dichiarazione di Zaia. Quello che possiamo fare noi è rispondere come possiamo, appunto, pacatamente, sia dallo schermo che al telefono. Quindi facciamo un lavoro un po' più ampio rispetto certo, a quello che si vede solo quando andiamo in TV. È proprio così, diciamo, sono le nostre televisioni di servizio sempre al fianco del cittadino, come ha detto in una sua editoriale tempo fa il nostro editore Filippo Iannacopoulos. Qual è la domanda più ricorrente, Ferdinando? Cioè, cos'è che preoccupa di più i cittadini? Cosa vi sentite dire? Che telefonate vi fanno? Le persone vogliono sapere che cosa potranno e che cosa non potranno fare, o cosa possono, cosa non possono certo, fare nei vari momenti. Quindi quando siamo entrati in questa zona gialla, tantissime persone, ripeto, soprattutto anziani, vogliono capire se possono andare a fare la spesa, se possono andare a trovare i figli, se possono andare in cimitero. Sono le piccole cose di ogni giorno, le piccole quotidianità che danno il ritmo alla vita delle persone, soprattutto qui in provincia, perché ricordiamo che Bassano, pur essendo sede di un'azienda sanitaria, è provincia, è una città di insomma, non ha la grandezza di una Padova, non ha i problemi di una Venezia, è provincia. Le persone vogliono capire come gestire la propria quotidianità, quindi il cimitero, quindi se arriva la segnalazione sulla persona che magari è il vicino di casa che esce sul davanzale senza la mascherina, vogliono sapere se può farlo, se non può farlo, vogliono capire se chiuderanno i fornai, se i centri commerciali rimarranno aperti, se il supermercato avrà comunque disponibilità di pasta, pelati e di tutto quello che serve, dal baccalà al formaggio che arriva qui dalle montagne vicine. Quindi tantissime domande di persone che vogliono capire, e soprattutto più che capire, perché magari l'hanno già inteso da quello che ricevono dalla comunicazione, dall'informazione, vogliono essere rassicurate su quello che potranno fare, sul fatto che il loro mondo non cambierà radicalmente. Ricordo perfettamente il giorno in cui si parlò dell'arrivo delle mascherine della regione, ormai molti mesi fa, le famose mascherine, la prima ondata di mascherine, fummo letteralmente travolti dalle telefonate di persone che volevano sapere dove andare a prendere la mascherina. Addirittura qualcuno chiamava e diceva: passatemi Zaia, gli devo chiedere dove prendere la mia mascherina. Noi non possiamo fare altro che ribadire loro che questa è una redazione, che siamo una TV, che Zaia purtroppo non è qui fisicamente con noi, ma è nella sede della Protezione Civile di Marghera. Ma allora poi chiedono: va bene, allora consigliatemi cosa fare. Lì è sempre molto delicata la faccenda, perché per quanto noi siamo giornalisti, noi facciamo informazione, diamo i fatti, ma poi consigliare alle persone è sempre molto, molto rischioso. Assolutamente. Allora, tra l'altro, stamattina proprio è stata riferita al Presidente in persona una domanda che si ripete spesso, che sentiamo ripetere spesso adesso col coprifuoco: ma dopo le 22 come faccio a portare giù il cane? E Zaia ha detto: ho anch'io il cane, basta fargliela fare prima delle 22, però ho un cane anch'io e tende a farla solitamente a tarda notte, insomma, dopo mezzanotte. Insomma, prima no, e allora, se uno ha un giardino, un balcone, un conto, se ha un monolocale o un appartamento senza sfoghi, insomma, comunque sono problemi che si possono superare. Insomma, se uno scende davanti a casa per fare la pipì al cane alle 22:15, non so, non credo che passi un vigile a dargli una bastonata, no? Ma comunque, allora vediamo sempre da Bassano un vox, sentiamo i cittadini prima di tornare qui in studio. Abbiamo chiesto loro: ma questi costi extra per i medici di base dopo l'accordo dei 18 euro a tampone, cosa ne pensate? Vediamo.
Beh, dipende dalla coscienza del medico, sa, io non posso giudicare. Credo, non vorrei sbagliare, che un medico di base prenda o 54 o 56 euro a paziente e ne hanno mediamente sui 2000. Fategli i conti, quindi dargli un ulteriore premio in soldi, la vedo una cosa strana. Allora, qualsiasi artigiano ha una segretaria e la paga, la pagassero anche loro. Che è un furto. Cosa dovrebbero farne di questi 18 euro che comunque sono previsti dal contratto? Ma io sono dell'idea che tutto sommato queste cose, vista la condizione e la situazione in cui siamo, dovrebbero essere fatti gratuitamente, assolutamente gratuitamente. È un po' esagerato, sì, in effetti, ha ragione. Dovrebbero magari darli in beneficenza? Sì, ecco, sì. Se, in questo momento poi sì, che ci sono persone che perdono il lavoro, bar, ristoranti, eccetera, sì. Per me sì. Che non mi sembra una cosa che vada bene. Come andrebbero impiegati questi soldi? Visto che loro comunque li incassano. Non so a chi... Dove c'è bisogno di darli, dove effettivamente c'è bisogno, e ce n'è molto adesso di persone che hanno bisogno. Guardi, che vuole che le dica, non dovrebbe essere così, dovrebbe essere parte del loro lavoro, anche perché molti già fanno un doppio lavoro, molti dei medici di base lavorano già poi privatamente da qualche altra parte, quindi non so, magari assumiamo qualche altro medico, facciamoli formare e crescere, che magari è meglio. Non so, adesso non si fa niente senza pagare. Se non ci sono i soldi, non si fa niente. Se non ci sono i soldi, non si fa niente. Allora, poi parleremo anche delle alluvioni, anche quella recente di Venezia, il 12 novembre di un anno fa, 1,87, una città, un colpo di grazia per una città che era già in ginocchio causa Covid. Matteo Secchi è un protagonista della venezianità, con Venezia.com ha condotto tante battaglie per cercare di cambiare un po' la situazione. Prima c'erano 30 milioni di turisti che si riversavano su Venezia, no? E avete fatto anche su questo assedio continuo delle manifestazioni. Adesso sono scomparsi, no? Cioè, si è passati, cioè, cioè agli antipodi, no? Siamo andati come incredibilmente, cioè, siamo passati da troppi a troppo pochi, perché indubbiamente adesso Venezia è completamente vuota, c'è più nessuno e non sappiamo per ancora quanto sarà vuota. Una via di mezzo, no, niente da fare. Ecco, esatto, uno si sperava, no, che almeno nelle fasi in cui il Covid avesse creato meno allarme, meno paura, meno danni, cioè un po' di ripresa ci sarebbe stato. Invece, purtroppo invece no. Lo sbaglio che abbiamo fatto noi a Venezia, ma non adesso, ma 30-40 anni fa, è stato puntare l'economia solamente sul turismo. Esatto. E è come in borsa acquistare un titolo unico e non diversificare il portafoglio. E quindi ce la siamo voluta. È accaduto questo, ma poteva anche accadere un attentato in Piazza San Marco che avrebbe svuotato la città lo stesso. Certo. Cioè, questo è una cosa ancora più grave. Che, cioè, sinceramente, quasi tutti lavoriamo col turismo o indirettamente col turismo e siamo a cartoni proprio. Ecco, ma questa monocultura, lei diceva, ma abbiamo sbagliato, ma hanno sbagliato i veneziani o hanno sbagliato le giunte che si sono succedute, che hanno trasformato, svuotando Venezia dei suoi residenti, una città, è giusto dire che era una Disneyland, no? Cioè, la famosa Venice Land, ti ricordi? Venice Land, voi l'avete coniato voi il termine. Certo. Venice Land, no? Beh, è stata colpa dei veneziani, perché le giunte sono elette dai veneziani. Una giunta è espressione del voto democratico della popolazione. E quindi ce la siamo voluti da soli. Abbiamo preferito, e qua sto facendo molta autocritica stasera, ma mi sembra sia legittimo. Certo. Abbiamo preferito puntarla sulla furbizia, ma sappiamo bene che il furbo
riesce a vincerla al giorno stesso, ma dovevamo essere più intelligenti, perché con l'intelligenza si poteva avere la lungimiranza per capire e manovrare e gestire certi fenomeni. Ma è così, in effetti è vero, perché anche per esempio sulle grandi navi, insomma, tutte le non scelte sulle grandi navi adesso hanno portato la croceristica ad andare verso altri porti, a Trieste. Ancora non si è capito bene dove potranno ormeggiare queste navi, che ovviamente c'è chi dice devono stare completamente fuori dalla laguna, ma insomma c'è tanta gente che lavora nella croceristica. No? Certo, non si può... gestita malissimo, perché è un problema che persiste da 7-8 anni e non si è mai voluto affrontarlo con dei risultati. Si è preferito lasciarlo lì e che vada, ma è chiaro che è un problema difficilissimo da risolvere, perché appunto, come hai citato prima, ci sono anche i lavoratori, perché cioè, sarebbe facile levarle via e non farle più venire, però abbiamo migliaia di famiglie, certo, che lavorano. Andavano fatti dei tavoli e andava fatta una discussione che durava anche 2 anni, sì, ma andava risolta, non lasciarla che andasse per 7-8 anni. Tra l'altro lo si dice poco, ma è un dramma anche per tutti coloro che avevano case che affittavano, con quelle entrate mantenevano magari anche dei palazzi antichi. Adesso non c'è più, non ci sono più inquilini, non ci sono più affitti, queste case sono vuote. E anche quello è, voglio dire, risultato di una politica evidentemente alterata. Insomma. Anche io lavoro col turismo e sono preoccupatissimo, perché non so cosa fare io e migliaia di veneziani come me. Abbiamo davanti dei punti di domanda enormi. Cioè, siamo ottimisti, logico, non possiamo buttarci giù, perché... come è scritto sul titolo, il Veneto non si piega mai e noi facciamo parte del Veneto. Bravissimo, bravissimo. Infatti però... adesso si spera che sta maledetta pandemia, primavera, estate, insomma, prima o poi ne usciremo, no? Dobbiamo essere appunto ottimisti, fiduciosi. Allora vediamo, prima di andare da Silvia Rossetti e da Alessandro Scarpa, il Patriarca di Venezia, dopo essersi confrontato con sindaco e prefetto, ha confermato dal 19 al 22 di novembre lo svolgimento della festa della Madonna della Salute. Ricordate che il Redentore, per esempio, è saltato, no? Una festa straordinariamente affollata, e per quello è stato sospeso. Sabato 21 novembre, come durante la peste, i veneziani si potranno quindi recare in pellegrinaggio per chiedere questa volta alla Vergine che il Covid venga debellato. Vediamo. Mai come quest'anno la festa della Madonna della Salute, sabato 21 novembre, è attesa e sentita da tutti i veneziani. Il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, dopo essersi confrontato con sindaco e prefetto, ha confermato che la festa e il pellegrinaggio in Basilica quest'anno saranno celebrati. In uno dei momenti più tragici della sua storia, Venezia non può certo dimenticare il suo legame e il voto fatto alla Vergine per liberare nel 1600 la città dalla peste. E oggi, nel 2020, patiamo questa pandemia, questo coronavirus. Non ci rimane altro che riprovare ad appellarci alla nostra mamma Madonna dei veneziani. Ed è per questo che è inimmaginabile poterla saltare. Ecco perché l'amministrazione comunale sta insistendo per la sua realizzazione, e grazie al Patriarcato sarà realizzata. La festa si farà, ma con molte restrizioni. Il pellegrinaggio alla Basilica sarà possibile per 4 giorni, da giovedì 19 a domenica 22 novembre, giornate in cui la porta centrale della Basilica rimarrà aperta dalle ore 6 alle 21.30. Il programma è confermato, a patto che la curva del contagio e la situazione epidemiologica nelle prossime settimane si mantengano almeno in fascia gialla e non peggiorino in modo significativo. Il pellegrinaggio verrà fatto mantenendo il distanziamento e mascherina. Messe solo ad inizio e fine giornata del 21 novembre, 2, massimo 3 celebrazioni, non più
ad ogni ora, come avveniva abitualmente. Staremo bene attenti a quelle che saranno le indicazioni, ma tutti nei tre, forse più giorni che saranno dedicati al pellegrinaggio, potremo sicuramente accedere all'altare della nostra Madonna. Al servizio del mitico Lorenzo Maier, che per noi ha seguito le ultime alluvioni, sempre puntuale, sempre documentatissimo e molto vicino anche al Patriarca, nel senso che siamo sempre riusciti ad avere il Patriarca in diretta anche durante le nostre messe e con sempre Lorenzo Maier, che ha seguito tutto quello che Monsignor Francesco Moraglia ha suo operato in questo difficile momento. Allora, Silvia Rossetti, prima ho detto ambientalista, è una cittadina attiva che si occupa anche di ambiente, tra l'altro nipote del più grande maestro vetraio di Venezia, che è stato Archimede Seguso, no? Ecco, quindi davvero è veneziana. Veneziana doc. Vivo in terraferma, però insomma, è veneziana doc. Le radici sono per metà veneziane. Certo. Senta Silvia, poi parleremo di cosa avete fatto per tutelare l'ambiente, insomma tante iniziative a Venezia, a Pellestrina. Volevo sentire anche da lei come sta vivendo questa situazione del Covid, no? Come vi è cambiata la vita in qualche modo? No? Diciamo che un po' per la fortuna di abitare in campagna e quindi di avere magari uno spazio con un po' di giardino, me la sono passata meglio di tante altre persone sicuramente. Sì. Poi mettiamoci anche che magari lavoro in smart working, per cui non è che mi abbia stravolto particolarmente la vita. Trovo interessante però questo lato che ci si sta comunque avvicinando da certi punti di vista anche alla natura, e qui mi leggo ai discorsi ambientali, certo, no? Certo, perché certo. Comunque vabbè, c'è meno smog, c'è meno inquinamento, al di là delle mascherine che comunque stanno facendo un po' un disastro in giro, certo. Però anche la gente sente di più la voglia di uscire e di stare a contatto con la natura, no? Per cui c'è questo po' ritorno, riavvicinamento, che a me fa piacere ovviamente. È verissimo, insomma siamo cambiati, siamo anche più sensibili, sicuramente saremo molto più attenti all'igiene e ai comportamenti. Esattamente. E tra l'altro questo ritorno alla natura è uno degli elementi, anche la sensibilità per i cambiamenti climatici. Io credo che se Donald Trump dovesse perdere queste elezioni, sembra che Biden la stia spuntando, poi non è detta l'ultima parola, ma sembra che ormai sia vicinissimo alla Casa Bianca, sia anche dovuto al fatto che il presidente uscente, per quanto riguarda il Covid, ha commesso degli errori enormi, no? Soprattutto all'inizio, negando prima che fosse una pandemia pericolosa, esponendosi senza mascherina, poi invece contraendo tra l'altro il virus, perché è risultato certo. Positivo, è tornato, ma insomma certamente in questa situazione credo che abbia perso molti. Sì, forse la cosa che mi dispiace è quella che un po', vabbè, si è diffusa un po' la paura, no? Si sta giocando su questa paura che tutti o la maggior parte ha, e la poca credibilità che viene riconosciuta appunto alla comunicazione, alle emittenti, ai giornali, insomma la gente non sa più se può o non può credere a quello che sente, a quello che vede, e quindi questa cosa insomma disturba. Assolutamente. Assolutamente, c'è una grande confusione, continuano anche sui social, ci sono veramente aiosa, fake news, balle colossali, insomma certo questo sì. non sta ovviamente aiutando. Vediamo, facciamo un salto a Treviso, Fabrizio, vediamo l'appello di Adriano Panatta, un grandissimo campione del tennis, si è sposato a 70 anni compiuti a Venezia recentemente con una trevigiana e si è trasferito da tempo a Treviso, dove aprirà un suo tennis club. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni. Trevigiani, mi sento di lanciargli
Il messaggio è che dobbiamo essere tutti quanti responsabili di quello che sta succedendo, per cui dobbiamo farlo per noi stessi, ma anche per le persone care che abbiamo vicino a noi. Penso a quanti ragazzi che sono più spensierati di noi adulti o anziani come sono io, che si sentono invincibili. Nessuno è invincibile. E a dirlo è uno che di vittorie se ne intende parecchio, la leggenda del tennis italiano Adriano Panatta, ormai trevigiano doc, reduce da un incontro con il sindaco del capoluogo Mario Conte. Panatta lancia così un messaggio ai trevigiani di ogni generazione, ma da campione è inevitabile un riferimento al mondo dello sport, ai tempi del Covid. Io mi preoccupo tutto di quelle associazioni sportive, di dilettanti che fanno un grandissimo lavoro, che si trovano veramente un po' in braga di tela. Speriamo che le possano aiutare, perché è un valore aggiunto di questo paese. Stringere i denti quindi e andare avanti perché ciascuno contro il Covid possa vincere il suo personale Roland Garros. Essere prudenti, la prima regola in campo. Io spero di essere più libero possibile, anche perché sono uno che sta molto ma molto ma molto attento a tutto quello che succede, per cui mi proteggo molto bene, anche se sono ormai una persona a rischio. Io ho più di 70 anni, non so, però mi sento ancora bene. 70 anni portati benissimo, 70 anni portati alla grande. Grazie a Panatta per la sua disponibilità, speriamo di averlo qui in studio prestissimo. Allora, vediamo adesso Fabrizio il servizio che introduce Alessandro Scarpa, tra l'altro in cui Alessandro Scarpa compare, no? Il 4 novembre del 66 e il 12 novembre del 19, dicevamo che c'è un filo sottile che lega il ricordo di questi due eventi tragici. E in entrambe le occasioni il territorio più martoriato è stato Pellestrina. Andiamo al servizio e poi torniamo ad Alessandro Scarpa. Pellestrina ha ricordato la grande alluvione del 4 novembre 1966, ma c'è un filo rosso che lega questa ricorrenza a un'altra in arrivo la prossima settimana, quella del 12 novembre, in cui si celebrerà il primo anniversario dell'Acqua Granda 2019. Due momenti che hanno segnato profondamente la città di Venezia e in cui l'isola di Pellestrina è stata sempre il territorio più martoriato. Il 4 novembre corre l'anniversario dell'alluvione del 1966, dove l'acqua raggiunse 194 cm di altezza, inondando Venezia centro storico, il litorale e le isole. Addirittura in certi punti delle isole i murazzi furono spazzati via, Lido di Venezia e Pellestrina, dove addirittura 4.000 persone furono costrette ad evacuare l'isola per motivi di sicurezza. Il ricordo da solo però non può bastare. È importante quindi ricordare questi tragici eventi e fare in modo, come ha fatto il commissario delegato, sindaco di Venezia, di investire, di trovare le risorse per le manutenzioni in centro storico e nelle isole. La lista degli interventi, alcuni già fatti, altri da completare, è molto ricca. I muretti di protezione dell'acqua alta nelle isole di Sant'Erasmo, delle Vignole, nell'isola di Pellestrina, ma anche la pulizia dei canali, le rive del centro storico a Venezia. E tutto questo appunto per fare in modo che non accada mai più. Allora, Alessandro Scarpa è qui in studio. Ovviamente questo, diciamo, è stato un po' un cappello a quello che possiamo dire che è stato fatto poi a Pellestrina, no? Cioè delle opere importanti, vedremo anche delle foto, vedremo anche di che cosa si è trattato. Grazie direttore, e grazie anche per l'invito appunto in questa trasmissione che ci dà la possibilità di parlare di territori locali con degli ospiti anche appunto come Matteo, la Silvia, persone radicate sul territorio, e questa è una buona informazione, questa è una buona televisione che parla di cose serie, che parla del territorio che noi amiamo. A volte la televisione, diciamo, a livello nazionale creano un po' di troppi allarmismi e quindi è bene rimanere con i piedi per terra. Io vi ringrazio veramente di cuore anche perché con questa trasmissione
trasmissione andiamo anche a ricordare i tragici eventi, appunto quelli dell'alluvione del 1966, dove l'acqua arrivò appunto a una misura record di 194 centimetri. Magari vediamo anche un po' di immagini del 66. E quindi in questo periodo di Covid, appunto, come si parlava prima, non si possono fare le commemorazioni, non si possono fare le grandi cose all'aperto, e quindi grazie a questa trasmissione che c'è la possibilità di ricordare appunto questi tragici eventi. E l'anno scorso, appunto, il 12 novembre, quel maledetto 12 novembre, l'acqua è tornata di nuovo con 1,87 centimetri nel centro storico, allagando tutto il centro storico, l'estuario e addirittura devastando le isole. Queste sono immagini da Pellestrina. Queste sono immagini del 1966 di Pellestrina, sì, appunto, dove l'acqua del mare, il forte mare di Sciocco, addirittura in questo caso addirittura ha superato gli storici murati zendrini, spazzandoli via come fosse carta. E quindi è anche vero che dopo, oltre che a queste tragedie, appunto, come quella che è successa anche appunto l'anno scorso, 12 novembre, voglio anche ricordare certo, la morte appunto di Giannino Scarpa, che purtroppo è venuto appunto a mancare durante un incidente quella notte, quindi le condoglianze della famiglia, siamo sempre in contatto con i figli, con la moglie, alla messa è stata presente anche, mi ricordo, la Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, che era presente alla messa del funerale appunto, quindi siamo vicini anche alla famiglia. E detto questo, è importante però, oltre che appunto a ricordare, a commemorare questi eventi, è importante da bravi veneti, da bravi veneziani, continuare, cercare appunto di ricordare, ma anche di portare avanti queste tematiche, cercando di risolvere, perché questo non accada mai più. In questo caso devo dire che subito dopo pochi mesi, grazie appunto a un commissario delegato, il sindaco di Venezia, grazie alle segnalazioni della cittadinanza, siamo riusciti tutti insieme, veneziani, isolani, giunta comunale, siamo riusciti, come si può ben vedere dalle foto, a fare delle cose in tempo record, questo muretto che vediamo appunto in onda in questo momento, in tempo circa 60 giorni, 2 mesi, luglio e agosto, è stato fatto appunto un muretto lungo circa 4 chilometri in tempo record, un esempio a livello nazionale. Questo grazie anche al Premier Conte, che è venuto per ben 2 volte in isola, che ha dato la piena fiducia al delegato sindaco Brugnaro, e quindi siamo riusciti appunto a fare in modo di portare avanti queste problematiche, il muretto lato laguna, alzare le centraline che prima erano praticamente a livello terra, alzare di circa 2 metri, quindi sono messe in sicurezza, e poi anche per quanto riguarda le pompe idrovore e pompe idrauliche. Oltre che a questo va anche ricordato i risarcimenti, che quasi mai nella storia è venuto questo diciamo, buon lavoro dei risarcimenti, perché sono stati risarciti addirittura per ben 23 milioni di euro i cittadini veneziani e quelli delle isole. E questo è un buon dato perché poi alla fin fine il governo stanzia i fondi per Venezia, ma poi bisogna fare i complimenti anche a chi lavora, cioè agli uffici comunali che si impegnano, ai responsabili degli uffici, al personale, tutto in via telematica tra l'altro, quindi poco cartacea ma più in via telematica, e siamo riusciti tutti insieme appunto a portare avanti questi risarcimenti con circa, come dicevo prima, 23 milioni di euro. Ne mancano ancora, no? Va detto che ci sono ancora molti cittadini che aspettano. È stato prorogato fino al 13 novembre appunto per questo motivo, come diceva lei direttore, e in più c'è molta assistenza anche per quanto riguarda gli anziani e fasce deboli che hanno bisogno di assistenza. Gli uffici sono aperti in tutti i territori, sia a Venezia, centro storico, ma anche nelle isole di Burano, Murano, Sant'Erasmo, Alido di Venezia e Pellestrina. Sono questi uffici proprio con delle persone adatte per aiutare le persone anziane. Ricordo anche i 50 milioni di euro per quanto riguarda i restauri a Venezia, centro storico, dei pontili, delle rive di Venezia, dei giardinetti. Il muretto di contenimento lato laguna a Sant'Erasmo, alla Giudecca, alle Vignole, oltre che a quello che abbiamo visto prima di Pellestrina. Quindi diciamo che è importante anche appunto avere i fondi, sì, ma avere anche un comune di Venezia, delle municipalità, delle persone radicate sul territorio che riescono anche a portare a termine questo lavoro. Perché abbiamo visto in tanti casi a livello nazionale che succede che cosa? Che arrivano i fondi europei,
o arrivano i fondi statali, ma poi appunto i comuni non riescono a mandare avanti queste pratiche e praticamente non finiscono le opere e i fondi tornano indietro. In questo caso diciamo che è andata a buon fine. Bene, complimenti, complimenti. Grazie direttore. Alessandro Scarpa, perché veramente è delegato dal sindaco alle isole e da molti anni è operativo e attivo e ha a cuore veramente il suo territorio, la sua città. Vediamo una storia adesso, prima di tornare dai miei colleghi che sono veramente sempre in pista nelle nostre redazioni. Stasera mancano i colleghi di Treviso, di Belluno, ricordo per esempio Tiziana Bolognani che quando c'è stata la tempesta Vaia seguì con gli operatori proprio in quei giorni terribili, quel vento spaventoso che praticamente spazzò via milioni di alberi, un vento a 200 all'ora, appunto la Bolognani era lì con altri colleghi e con gli operatori per seguire in diretta tutto quello che è accaduto. Abbiamo seguito proprio la popolazione, i danni e anche e soprattutto la grande capacità di tornare alla normalità, no? di reagire a queste calamità. Allora, vediamo invece a Villa del Conte, comune dell'Alta Padovana, i cittadini preparano da mangiare al sindaco Antonella Argenti, che è molto impegnata in questo periodo di pandemia. A gennaio aveva istituito l'assessore alla solitudine per ascoltare le persone in difficoltà. Vediamo questa storia. Mi chiamano verso l'ora di cena e mi dicono di passare a casa loro, che mi hanno preparato un pasto caldo, perché sanno che ho la pessima abitudine di saltare il pranzo, perché purtroppo gli impegni sono tantissimi. I concittadini le vogliono bene, la vedono lavorare senza sosta da mesi e così le preparano cibo e dolciumi, ma non solo, le mandano messaggi della buonanotte, del buongiorno, le lasciano biglietti di ringraziamento in ufficio. Antonella Argenti, sindaco di Villa del Conte, è commossa dall'affetto che riceve dai suoi concittadini. In questi mesi di pandemia il primo cittadino ha lavorato per gestire le emergenze e così i cittadini, specie i più anziani, per ringraziarla hanno cominciato a sfamarla, addirittura facendole recapitare le vivande direttamente in comune. Il martedì ho il ricevimento dei cittadini e sono tante ore che rimango ferma dentro alla stanza comunale e mi arriva il panino piuttosto che il pezzo di cioccolato o la torta fatta in casa. E sono veramente commossa quando ricevo questi doni, oltre che molto felice perché riesco a mettere nello stomaco qualcosa ed avere più energie. A gennaio, in tempi non sospetti, il sindaco aveva istituito l'assessorato alla solitudine dedicato alle persone sole o in difficoltà. Oggi, con la paura del Covid, i contatti via telefono e via email sono quotidiani. C'è chi chiede informazioni sui tamponi, chi è spaventato da un possibile contagio, chi ha bisogno della spesa o dei farmaci a domicilio. Tantissime le richieste, tanto che il sindaco Argenti ha messo a disposizione un nuovo numero 348-2868-633, gestito direttamente da lei per dare risposta ai suoi concittadini attraverso telefonate o messaggi WhatsApp. Senti Valentina Visentini, insomma tanti sindaci molto ben voluti dai cittadini, ma non mi era mai capitato di sentire che gli portassero addirittura, ma già pensavo fosse positiva il sindaco, allora dicevo magari le povere che non può uscire. È una bella storia Valentina. Allora sento un attimo Ferdinando Garavello, perché adesso dalla redazione di Bassano del Grappa andrà in centro, in città, sul Ponte degli Alpini, presumo, a vedere anche con l'inizio del lockdown, ormai è già iniziato da una ventina, lockdown, io lo chiamo lockdown, no, il coprifuoco, è iniziato alle 22 e andrà avanti fino alle 5, andrà a vedere che cosa credo di poco sta succedendo e ci speriamo di, credo che ci si possa collegare dopo, Ferdinando, ci farai vedere una Bassano del Grappa presumibilmente deserta. Certo. Una Bassano diversa dal solito, direttore, ricordiamo che Bassano è città turistica, è città studentesca, anche è una città che vive non solo di giorno col Ponte degli Alpini, con i suoi musei, con le sue bellezze, ma vive anche di sera, di una movida che pur non è stata mai in eccesso, non è stata mai sopra le righe e che purtroppo si è vista comunque bloccare come tutte le altre attività. Quindi ti chiedo di essere dispensato dalla presenza qui,
faccio un salto in centro, magari ci colleghiamo fra un po', vi faccio vedere una Bassano decisamente diversa dal solito. Sì, sì, assolutamente. Grazie, grazie, a dopo Ferdinando, grazie. Allora, torniamo da Ilaria Marchiori che ha seguito proprio, dicevamo, dal punto stampa, ma non soltanto, no? Ilaria Marchiori, Filippo Fois, Anna Maria Parisi, i colleghi, i tecnici della redazione di Venezia e Mestre, davvero sono sempre on the road, portano ogni giorno nel loro carniere servizi importantissimi e con le voci dei cittadini, le voci dei politici. Certo, Ilaria, adesso insomma, è tutto concentrato, siamo un po' tutti concentrati sul Covid, no? È un momento in cui la cronaca in qualche modo langue, no? Perché anche per dire, adesso siamo tutti più o meno in casa la sera e ci sarà il solito calo dei furti, no? Perché i ladri, se sanno che c'è la gente in casa, ovviamente più difficilmente cercano di andare a rubare appunto soldi o gioielli o quant'altro, no? Sì, sì, purtroppo è inevitabile che in questo periodo si sia maggiormente concentrati su quanto sta accadendo intorno al Covid e tutto quello che ne è poi l'indotto e che ne consegue. Devo però dire che c'è stata una cosa importante che ci ha portato un po' fuori dal Covid i primi giorni di ottobre, certo. Visto che abbiamo comunque parlato di alluvioni, di maltempo e di acqua alta inevitabilmente, che c'è stata una cosa che ci ha impegnati extra Covid, che è stata la prima vera alzata del Mose dopo le sperimentazioni che erano state fatte dal 10 luglio scorso in poi, e quindi per Venezia è stata una grandissima giornata di festa, quindi in quei giorni, in quella giornata e poi anche nei giorni successivi, perché per due volte è stato azionato il Mose con le previsioni che c'erano in quei giorni lì, ed ha funzionato. Quindi la prima giornata è stata una vera e propria festa per i veneziani, tanto che io stessa feci un collegamento in diretta da Venezia nel momento proprio di picco, erano le 12.05 se non erro. In quel momento lì ci trovavamo a Rialto, come lei ricorderà, direttore, perché ci eravamo proprio accordati, no, sulle zone da seguire, e l'acqua non era fuoriuscita, e quindi c'erano alcuni commercianti che hanno fatto proprio una festa, addirittura hanno stappato una bottiglia di champagne nel nostro collegamento in diretta, tanta era la gioia per vedere finalmente una Venezia che non finiva. Tra l'altro, Ilaria, hai fatto bene a ricordarlo, perché io ho sentito in questi ultimi 20 anni una grande prevalenza di non funzionerà mai, non funzionerà mai. In effetti c'erano molti presupposti perché non dovesse funzionare, però insomma è un'opera che è costata 5 miliardi, più quelli che hanno rubato, insomma ci manca solo che non funzionasse. Per ora funziona, tutti quelli al pian terreno ritrovarsi all'asciutto dopo anni di continue acque alte, perché ricordiamo che non si va solo sotto con l'1,87, a Venezia si va sotto nel 60% della città a 1,30, a 1,40, e sono danni ripetuti, continui, e quindi il fatto di ritrovarsi improvvisamente all'asciutto, salvo poi sperare che continui a funzionare, che non costi troppo, anzi costerà troppo la manutenzione, però insomma finalmente Venezia davvero... purtroppo in un momento drammatico, senza turisti e senza skei, perlomeno non va in ammollo. Senti, Ilaria, tra l'altro tu hai seguito ovviamente l'acqua alta dell'1,87, no? nel 12 novembre del 19, no? Se non ricordo male. Sì, ricorda benissimo, direttore, l'abbiamo seguita tutti insieme con... Lei. Eravamo tutti in mezzo, sì, all'acqua. Vediamo delle immagini, perché tu hai fatto tanti collegamenti insieme a Anna, sì, Maria, insieme a Filippo Fois, Sandro Ponchio, tutti i nostri tecnici. Vediamo se ci sono, non so se abbiamo altre immagini, Fabrizio, di quell'acqua alta lì. Vediamo sempre, ovviamente sempre
turisti con qui l'acqua alle ginocchia, però poi oltretutto il 12 novembre, giovedì 12 novembre, su Antenna 3 Nord-Est trasmetteremo un documentario intitolato L'Apocalisse di Venezia, no? Dove tu hai fatto l'hai fatto tu questo documentario, sì, in sostanza, no? Sì, l'ho realizzato tra l'altro in tempi record, perché dopo veramente pochi giorni che era successo tutto, abbiamo voluto realizzare proprio in velocità, raccogliendo tutto quello che poi era successo in quei giorni, perché non si è trattato solo di quella notte, ma poi sappiamo che c'è stato anche il venerdì successivo, dunque dopo due giorni c'è stata nuovamente un'acqua alta che ha piegato la città, e se non ricordo male è lo stesso giorno in cui venne in città Matteo Salvini, che andò in piazza San Marco insieme poi al governatore Zaia, perché poi ricordiamo che in quei giorni di acqua alta dal 12 novembre in poi si sono susseguite tante visite da parte dei politici, in primis quella del premier Conte, del ministro dei trasporti, proprio il giorno successivo in cui sono venuti a vedere che cosa era successo a Venezia, promettendo che avrebbero fatto il possibile per velocizzare i lavori del MOSE. Devo dire che in realtà questa promessa è stata anche mantenuta, visto quello che è successo il 3 ottobre, ovvero il funzionamento del MOSE, anche se ufficialmente sappiamo che entrerà, sarà effettivamente utilizzabile poi dal 2021. Però anche questi sono stati dei piccoli passi. La domanda, dei grandi passi, la domanda che però tutti si sono fatti è stata quella che sappiamo, direttore: bisognava aspettare di arrivare a 187 per rendersi conto che Venezia aveva bisogno di un gesto forte per far funzionare quest'opera? Questa probabilmente è una domanda che non avrà mai risposta. Sì. Ecco. In effetti devo dire che se non ci fosse stata quell'acqua eccezionale, probabilmente non ci sarebbe stata un'accelerazione che invece è stata data, e quindi va dato atto al commissario Brugnaro, al commissario Spritz di avere lavorato intensamente per ottenere questo risultato. Allora Ilaria, grazie ancora per ora. Andiamo da Valentina a Visentin, perché abbiamo detto a 10 anni dalla grande alluvione del 2010, ricordate, anche lì eravamo, il primo giorno è stato il 31 ottobre, però insomma i primi di novembre era una situazione veramente drammatica, ricordiamo paesi completamente allagati, Bovolenta, Casalserugo, nel Padovano, insomma con tutte le campagne attorno anche alla città, era una situazione veramente pazzesca che rivediamo in queste immagini. Noi Valentina lì eravamo proprio, siamo arrivati per primi dal primo all'ultimo momento, tra l'altro in assenza dei canali nazionali per parecchi giorni, quindi abbiamo ottenuto risultati incredibili per quanto riguarda gli ascolti, e poi ci siamo molto legati in quella e in altre circostanze alla popolazione, perché eravamo presenti e abbiamo stabilito un rapporto con i cittadini che insomma ancora adesso riscontriamo, no? Guarda direttore, ricordo come se fosse ieri quando è iniziato tutto quel periodo dell'alluvione, era il primo novembre del 2010 e mi ricordo eravamo quasi a fine giornata, il TG era tutto pronto e confezionato e noi stavamo facendo le ultime, quello che si chiama il giro di cronaca come tu ben sai, sì. E perché pioveva da giorni, erano piogge che proprio non si fermavano. E mi ricordo che un vigile del fuoco mi disse: guarda, siamo molto impegnati, si è rotto un argine a Saletto di Montagnana. Ora, Saletto di Montagnana è proprio profonda, bassa padovana, quasi al confine con la provincia di Verona. Mi ricordo che sono partita in macchina, siamo arrivata lì, era buio ormai, a un certo punto mi sono trovata
un volontario della protezione civile che mi ha detto basta, tutti fermi qua perché non si può più andare avanti, metà paese, che tutto il paese era buio, ma metà paese era completamente invaso dall'acqua, c'era la gente che stava uscendo dalle case e poi quegli sfollati si stavano recando nella palestra comunale e nel patronato, perché la prima sera, il primo comune ad essere colpito e ad essere allagato fu proprio Saletto di Montagnana. Sono queste, se non ricordo male, proprio le immagini. Questa invece è la serata poi a Casalserugo, le immagini che state facendo vedere, però la prima rottura di argine nel Padovano fu a Saletto di Montagnana. E la situazione era incredibile perché mi sono resa conto che metà paese era completamente invaso dall'acqua, quasi una grande piscina, la strada era bloccata, non si poteva andare oltre, i vigili del fuoco stavano cercando con le prime pompe di aspirare l'acqua, ma l'acqua continuava a salire, quindi proprio quella sera la popolazione passò la notte nella palestra comunale e nella sala parrocchiale. E dal giorno seguente poi cominciarono tutte le altre rotture arginali, quella più clamorosa ed eclatante a Ponte San Nicolò all'altezza della discarica, e quella rottura causò l'allagamento non solo di Ponte San Nicolò ma come ben hai ricordato di Casalserugo, e poi ulteriori rotture a Bovolenta che fu completamente dimenticata, i primi ad arrivare furono proprio noi, e tant'è che l'intera zona industriale di Bovolenta, quindi decine e decine di imprese in ginocchio completamente, con i capannoni completamente invasi dall'acqua, la zona industriale di Bovolenta ci si poteva arrivare solo con un'imbarcazione. E mi ricordo che il collega Francesco Ratai e Ferdinando Avarino, il vice direttore Ferdinando Avarino, certo, girarono per giorni solo in barca proprio nella zona di Bovolenta. Io invece poi ho seguito in particolare invece la zona di Veggiano, che è quella che state vedendo nelle immagini, perché anche a Veggiano ruppe il Tesina, che è un affluente del Bacchiglione, e lì quasi si formò una risacca d'acqua che costrinse addirittura ben 880 famiglie, 880 famiglie furono costrette ad evacuare le proprie abitazioni e quindi furono sfollate. Anche la situazione di Veggiano era davvero una situazione difficile. Io mi ricordo una delle immagini che ho più presente e l'avete mostrata nella copertina, era quella signora con le ciabatte rosa portata in braccio da un vigile del fuoco. Lei uscì dalla sua casa perché non riusciva a muoversi, solo grazie al vigile del fuoco è riuscita ad uscire, ad essere trasportata in barca e fuori dal suo quartiere, che era completamente isolato. Sono delle immagini che ricorderò per sempre, come ricordo il fatto che arrivavo con il microfono e la gente, io avevo paura quasi di andare a disturbare questa gente che stava spalando l'acqua, che spalava il fango, e invece mi chiamavano loro e mi dicevano vieni fai vedere quello che ci sta capitando, guarda un po' cosa sto facendo, questa è l'acqua, mi è arrivata. Insomma, erano loro che ci chiamavano, avevano proprio bisogno di noi per raccontare, per far vedere, era una disperazione, però non erano rassegnati, continuavano, cioè io non li ho mai visti fermi, quelle persone, i cittadini che ho incontrato, che ho intervistato 10 anni fa, erano sempre al lavoro, sempre a spalare l'acqua, consapevoli che i danni erano davvero importanti, perché insomma... E non parliamo solo di case, perché io adesso ti ho citato tutta la provincia, ma anche la città di Padova nel quartiere, a Padova è conosciuto come il quartiere della Paltana, non a caso proprio il toponimo rende l'idea, perché è la zona golenale che costeggia il Bacchiglione, e in quella zona lì io abitavo all'epoca proprio in quella zona, e mi ricordo che la sera mi fermavo a guardare il fiume quanto cresceva, e mi spiegavano i residenti della zona che se il fiume era fermo allora bisognava preoccuparsi, se invece si muoveva e scorreva allora era un buon segno, perché voleva dire che la laguna stava ricevendo l'acqua, e invece in quei giorni il fiume era fermo, immobile, e infatti molte case anche lì è in zona faltante. Da queste immagini, queste riprese aeree sono molto eloquenti. Grazie Valentina, poi torniamo da te. Vedo Ferdinando Garavello nel centro di Bassano. Ferdinando, allora raccontaci un po', se ci senti, che cosa vedi? Vi sento direttore. Allora, devo dire la verità, l'emozione è molto forte, perché sono io da solo in una piazza che
in un qualsiasi altro momento di una serata come questa sarebbe piena di persone, di giovani che prendono l'aperitivo, che mangiano un boccone, che fanno una passeggiata. Ve la faccio vedere se riesco. Certo. Questa è Bassano ai tempi del non è lockdown come avevi detto tu prima, ma è il coprifuoco. Questa è Bassano ai tempi del coprifuoco. Non si muove una foglia. Io spero che la trasmissione sia buona, perché insomma vediamo bene. Sì, non si vede, ecco, un'anima viva. Immaginate che a Bassano in una sera come questa non si vedrebbe quasi la piazza dalla gente che c'è. Io sono salito qui dalla nostra redazione a piedi, sono passato sul Ponte Vecchio, che è un luogo in questo momento assolutamente spettrale, perché il vento che viene giù dalla Val Sugana soffia in mezzo ai ponteggi, soffia fra le travi, fischia e copre il rumore del Brenta che scorre sotto. Non c'è nessun altro suono, non c'è nessuna voce, non c'è una macchina, non c'è un passante. Da una parte questo è anche rassicurante, perché vuol dire che i bassanesi, come immagino tutti i veneti, stanno rispettando quelle che sono le regole per evitare di finire in guai peggiori. Dall'altra è una Bassano che né io né credo nessun altro aveva mai visto in queste condizioni, in un periodo che non fosse di assoluta emergenza. Vedete, è sconfortante. Io ho incontrato due persone venendo fin qui, una in bicicletta che correva per tornare a casa e un'altra persona che stava aprendo la porta per rincasare anche quella. Forse c'è qualcuno che sta chiudendo un locale, ma vedete, io perdonatemi, vi faccio sentire per qualche istante il silenzio che c'è qui. Sì, proprio... Si taglia con il coltello. Ecco, direttore, io questa sera faccio un giro con la telecamera qui per far vedere domani nei nostri telegiornali, nel Focus TG, una Bassano diversa dal solito, come immagino poi tutte le città. Speriamo insomma di poter rendere l'idea di quello che sta succedendo in Veneto in questo momento, a mezz'ora, 40 minuti dall'inizio del primo coprifuoco, che almeno che io ricordi, non so, forse persone di un'altra età ricordano altri coprifuoco. Questo è il nostro coprifuoco, speriamo di poterlo superare agevolmente. Grazie molto Ferdinando, se vuoi, se per caso dal Ponte Vecchio o da altre zone che ti sembrano particolarmente significative, ricollegati pure. Grazie. Certo, grazie molto. A dopo. Allora, intanto vediamo, prima di tornare da Carlo Alberto Inghilleri, responsabile della redazione di Vicenza, vediamo Covid, il professor Bernabei. Muoiono quasi solo ed esclusivamente i vecchi, ha detto Bernabei, geriatra del Policlinico Gemelli di Roma, ha detto: per morire devi avere più di 80 anni e almeno 3 patologie, no? In molti sostengono che insomma l'età dei decessi, dei deceduti è molto alta. E poi il consulente del ministro della Salute Speranza Ricciardi: 2 settimane di lockdown sono insufficienti, Wuhan insegna che serve tempo, e questa è una dichiarazione che fa riflettere. Carlo, vengo subito da te, però prima vediamo, credo, non so se è un tuo servizio o di un tuo collega, da 150 a oltre 200 posti letto per i pazienti Covid, con l'US Berica che ricava altri 60 posti nelle strutture ospedaliere del territorio, perché ovviamente l'arrivo di malati Covid sta saturando gli ospedali e togliendo posto agli altri malati, ad altre patologie. Vediamo. L'ospedale San Bortolo di Vicenza tiene alla seconda ondata d'urto del Covid. Nessuna caccia nuovi posti letto, perché di fatto si è già provveduto, rosicando di reparto in reparto, a crearne altri 60. L'ospedale di Vicenza passa così da una dotazione di 152 posti letto da destinare a pazienti Covid a 210. Abbiamo trovato ulteriori sistemazioni per i pazienti Covid in area medica, quindi sia nella medicina di Vicenza che nella medicina di Valdagno. Abbiamo ampliato, quasi raddoppiato i posti letto nella pneumologia, e abbiamo anche la collaborazione della Casa di Cure Retenia, che appunto accoglie un po' di pazienti
più stabili, per carità, ma insomma un po' di pazienti Covid anche da Vicenza. Soluzione che però vede inevitabilmente sacrificate alcune attività ordinarie come la chirurgia plastica, l'otorinolaringoiatria e l'ortopedia. Implementazione che fa rifiatare i reparti di malattie infettive attualmente piena come geriatria, la medicina dell'ospedale di Novente e la stessa pneumologia del San Bortolo. 150 tutt'oggi pazienti Covid ricoverati nei vari ospedali e reparti dell'USL Ottoberica, 110 sanitari a casa positivi. I tempi di degenza si sono lievemente accorciati e i pazienti coprono varie fasce di età. Rispetto a primavera già si parte con cure mirate dall'uso dei cortisonici ai protocolli antivirali, al plasma iperimmune. La pressione sulle strutture ospedaliere, conferma la stessa direzione dell'USL, è forte e l'appello che viene fatto ancora una volta è di recarsi in pronto soccorso se in presenza di sintomi da Covid, previa magari telefonata al medico di base, che diventa filtro fondamentale. Obiettivo: rimanere in fascia gialla. Che non ci sia un iperafflusso, che magari i pazienti aumentino ma con una certa regolarità. Servizio Gabriella Basso. Allora, Carlo Alberto Ghilleri ha seguito molto attentamente, sta seguendo molto attentamente con la sua redazione quanto sta accadendo a Vicenza e nel Vicentino. Ti sembra che la situazione sia sotto controllo non solo negli ospedali, anche perché mentre qui appunto siamo in una situazione relativamente migliore rispetto ad altre regioni, c'è anche, e qui veniamo alla politica che tu segui molto attentamente, c'è anche uno scontro tra governatore e governo, no? Perché moltissime polemiche, per esempio, sulla campagna in fascia gialla, quando diciamo, sembrava, e in effetti i dati parlavano di una regione completamente travolta dal Covid, no? Cioè c'è proprio uno scontro istituzionale. Sì, direttore, in effetti le regioni si chiedono ma come cavolo ha fatto il governo a stabilire i colori. Apro una parentesi, sì. Con questi DPCM il governo ce li ha fatti vedere di tutti i colori in questi mesi, quando è stato il momento però di dirci di che colore siamo noi, invece ha tardato, abbiamo dovuto aspettare, finalmente abbiamo scoperto di essere in fascia gialla, ci è andata bene, poteva andare peggio. Forse bisogna anche ringraziare, è il caso di dirlo, Luca Zaia, che ha gestito bene la situazione. Beh, però come cavolo hanno fatto? Ritorniamo a questa domanda. Come cavolo hanno fatto a stabilire i colori? Beh, ci sono dei parametri, certo. Diciamo ai nostri telespettatori, 21 parametri diversi in base a cui sono state fatte le zone gialle, arancioni e rosse. Sono stati usati gli algoritmi, la matematica, che però mai come in questo caso è un'opinione, perché sono stati utilizzati dei dati, sono stati utilizzati degli elementi per fare questi calcoli che sono stati scelti dai tecnici, ma sono state fatte anche delle scelte politiche. Quindi insomma la matematica in questo caso ha risentito di quelli che sono gli elementi che hanno poi condizionato gli algoritmi. In pratica che cosa succede? Tutto gira tra questi 21 criteri attorno all'RT, che lo diciamo è il tasso di velocità di contagio, per cui chi si trova oltre un certo livello di RT è finito in fascia rossa. Noi del Veneto non ci siamo finiti, c'è finita la Lombardia, c'è finito il Piemonte, la Calabria, la Val d'Aosta. L'abbiamo passata liscia, beh, fino a un certo punto, perché in effetti l'economia, come voi sapete, è una rete, siamo tutti in rete. Per cui nel momento in cui Piemonte, Lombardia sono in fascia rossa, Piemonte e Lombardia, lo ricordo, insieme al Veneto rappresentano circa il 50% del PIL nazionale, beh, è una grande mazzata all'economia italiana. Quindi poi quando Conti dice che elargisce questi aiuti, questi indennizzi, beh, lo fa sicuramente con i soldi di noi contribuenti, ma se questi soldi non vengono prodotti perché l'economia non gira, è chiaro che ci troviamo poi in un cul-de-sac, ci troviamo nelle condizioni del gatto che si mangia la coda. Quindi è una situazione molto pericolosa e di cui potremmo risentire, anzi risentiremo sicuramente anche noi a Nord-Est. Guardavo sconfortato le immagini
di Ferdinando che gira da solo in perfetta solitudine per le strade buie di Bassano, beh, è un déjà vu non tanto nel centro storico di Bassano quanto in tanti quartieri di Vicenza che vi assicuro sono in coprifuoco da mesi, e non un coprifuoco legato al Covid ma un coprifuoco legato alla crisi economica. Quindi questo DPCM che mette in clausura tutti quanti da 48 minuti, perché sono le 22:48, è un coprifuoco che è un'ennesima mazzata, speriamo non letale, per la nostra economia. Carlo, hai fatto un quadro molto preciso, aggiungerei soltanto che c'è tra questi parametri, c'è quello dei positivi, che svantaggia il Veneto, perché in Veneto vengono aggregati ai tamponi molecolari i tamponi rapidi, no? Per cui c'è un numero superiore rispetto ad altre regioni che conta sui molecolari, per cui questo è un dato che peggiora, tra virgolette, la situazione delle fasce del Veneto, no? E che ci spinge in avanti. Questo ha fatto notare anche oggi il presidente Zaia. Allora, andiamo in pubblicità, pochissimi minuti, e poi torniamo dai nostri colleghi di Media Nord-Est, delle nostre redazioni, quattro redazioni, ovviamente mancano le altre redazioni, ma le sentiremo anche in altre puntate, e poi torniamo qui in studio. Di nuovo in diretta, seconda parte di Focus, Covid-19 alluvioni abbiamo titolato stasera, ma il Veneto non si piega mai. Abbiamo parlato delle alluvioni dal 66, poi abbiamo trascurato di dire cosa è successo a Refrontolo, sulla riviera del Brenta, a Riese Pio X con gli uragani, per cui è successo di tutto. L'abbiamo ricordato perché siamo a novembre e quindi c'è questa maledetta pandemia. E in più ricordiamo cos'altro abbiamo dovuto subire qui in Veneto. Vedo, mi sembra di aver visto Ferdinando Gravello di nuovo da Bassano del Grappa. Ferdinando, sei sul Ponte degli Alpini, vedo, sul Ponte Vecchio. Direttore, sono nel bel mezzo del Ponte Vecchio che in un'altra serata sarebbe gremito di persone, perché questa è la porta d'accesso a Bassano, alle sue bellezze, al suo tempo libero. Invece lo vedete dietro di me, alle mie spalle, il ponte di Bassano è vuoto e silenzioso. Ci sono solo io qui in mezzo che parlo a un telefono con la mia telecamera in mano, e il vento che soffia, dicevamo prima, dalla spaccatura della valle, il Brenta qui sotto che piange quasi sommessamente in attesa di poter rivedere un po' di gente qui sopra. Domani mattina sì, qui sarà mercato, tornerà la gente, ma insomma una sera come questa è una sera persa per tutti, per i bassanesi, per i locali, per l'indotto, per i turisti, per chi aveva voglia di passare qualche ora in un bel posto. Fra un po' qui saranno finiti i lavori, a marzo pare che si possa inaugurare, speriamo che per quel momento sia passata, se non la pandemia, sia passata almeno questa seconda ondata così brutta, di poter vedere un ponte di Bassano aperto, libero e di nuovo passaggio d'ingresso per questa bellissima città. Ferdinando, grazie molte, grazie, e ci vediamo ovviamente nei prossimi giorni e ci sentiremo. Grazie Ferdinando, buon lavoro, arrivederci, arrivederci. Allora, Ferdinando Gravello da Bassano del Grappa, responsabile della redazione di Bassano del Grappa. Abbiamo poi Ilaria Marchiori che è responsabile della redazione di Venezia e di Mestre, e Valentina Visentin che è la responsabile della redazione di Padova, o comunque un cardine della redazione di Padova. Vale. Allora, area gialla, ricordiamo cosa succede in area gialla. In area gialla, vietato circolare dalle 22 alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.
chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi, quindi questo weekend niente centri commerciali, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno, chiusure di musei e mostre, didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori, didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie, chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico, sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine, anche nei bar e tabaccherie. Chiusura di bar e ristoranti alle 18, questo purtroppo lo sapevamo da tempo, l'asporto è consentito fino alle 22, per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni, restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema, restano aperti i centri sportivi. Allora, vediamo a proposito di scuole, vediamo delle scuole in cui si è deciso, una delle tante scuole in cui si è deciso di fare didattica all'aperto, all'aria aperta. Lezione all'aperto, a distanza, dentro la scuola chiusa. Per dire che la scuola ha il suo perché solo in presenza. Genitori, studenti e docenti delle superiori lo dicono senza mezzi termini al governo e chiamano in causa anche la regione, mettendosi a studiare a distanza nel cortile del liceo Fusinato, chiuso. In questo momento la didattica a distanza non è il dispositivo accettabile, perché non garantisce il diritto allo studio a tutte e tutti, anzi lo toglie, perché come abbiamo visto durante la didattica a distanza da marzo in poi è aumentato del 20% le percentuali di dispersione scolastica. È assurdo chiudere le scuole quando le scuole erano l'unico luogo in cui c'erano dei protocolli ben definiti e soprattutto era l'unico luogo in cui era possibile fare test e tracciare il contagio. Oggi le scuole vengono chiuse per alleggerire le ULS, per alleggerire i trasporti. Questo non è accettabile. La scuola sta pagando problemi esterni che vengono dall'esterno della scuola. Sappiamo tutti che nel momento in cui la regione ha deciso a settembre che negli autobus poteva starci fino all'80% delle persone, qui si è creata la premessa perché il virus si spandesse. Perché non si può fare lavoro di questo tipo con dei ragazzi che sono a distanza, che hanno una connessione estremamente precaria e che delle volte non ti rispondono, perché io ne ho esperienza. Guardi, io mi limito a dire una cosa di questo genere. Parlano tanto di didattica digitale integrata. Noi abbiamo una rete digitale che è al 25esimo posto su 27 per quanto riguarda l'Unione Europea. Insomma, è una situazione difficile per le famiglie, per gli insegnanti, per gli studenti. Allora, Matteo Secchi, in questa Venezia devastata dal Covid, no? Parlavamo però prima di errori che sono stati commessi proprio a monte, che hanno determinato una situazione che adesso è ancora più drammatica. C'è anche il fatto che questi poveri veneziani, che negli anni sono diminuiti, no? C'è un orologio, una farmacia che conta i veneziani che si trasferiscono, mi pare che ne siano rimasti 40.000, più o meno. Siamo in 51.242. Adesso in questi giorni il conta abitanti elettronico non c'è perché è in manutenzione, perché dopo 12 anni si è rotto, lo stavo aggiustando, qualcuno mi ha telefonato, ci ha preoccupato, aiuto. Non... Dov'è finito? Dov'è? Lo stanno sistemando, poi sì, non sì. Ce la fa più, no? Dopo sì, 12 sì, anni sì. Di attività. Senta, però, dicevo, i veneziani avrebbero in teoria diritto anche, non dico adesso, ma da decenni a questa parte, non so, di arrivare in Piazzale Roma e di poter fare una sosta per scaricare i bagagli senza trovarsi dietro code, vigili che ti multano. Beh, avrebbero diritto, non so, credo, a un posto barca se fosse una città che tiene i veneziani, no? O no? Sì, sono d'accordo. Intanto Piazzale Roma, sinceramente, l'hanno organizzato, secondo me, in maniera pessima. Perché una volta mi ricordo quando dovevamo fare le nostre soste e ci mettevamo vicino ai bagni e avevamo uno spazio molto ampio per farlo. Adesso dobbiamo diventare matti per
arrivare con l'auto, farci prendere, scaricare qualcosa. È difficilissimo. Sì. E poi, tornando a quello che hai detto prima, sì, dovremmo avere il diritto di poter avere dei parcheggi, non dico gratis, ma a una tariffa super agevolata. E poi per i posti barca lasciamo perdere, cioè, preferisco sorvolare perché lì c'è proprio non vorrei dire parole consone al valore della trasmissione, cioè, capisco, cioè, lasciamo perdere, cambiamo discorso, sì, è meglio cambiare discorso, sì. No, perché grazie, vabbè. Direttore, no, senz'altro. Senta, Secchi, per quanto vi riguarda, voi avete fatto delle manifestazioni fantastiche, il funerale, poi vestiti da sci sul ponte di Calatrava, no? C'è qualcos'altro in programma, sia pure in questo panorama desertificato? Ma guarda, attualmente manifestazioni naturalmente non se ne possono fare e quindi ci si può limitare a blitz e cose di questo genere. Ne abbiamo una in mente verso la fine dell'anno, ma naturalmente sarà una sorpresa. Certo, come sempre. Come sempre. Non... vi seguiremo, verremo con le telecamere. Lo so. Allora, invece Silvia Rossetti, dicevo, ha organizzato diverse iniziative, adesso ne vedremo alcune nelle foto. Intanto quella eravate tantissimi, avete ripulito delle spiagge, no? Sì, l'8 agosto siamo stati a Pietrina, eravamo più di 100. Il microfono può tenerlo in mano, va bene così. Eravamo più di 100 partecipanti, tutti sulla spiaggia, insomma, per cui abbiamo raccolto più di 50 sacchi, ma è stato bello perché appunto c'era anche Alessandro Scarpamarta che ha fatto, insomma, un minimo di introduzione, immagini, vedi, sono partite le immagini. Quindi c'erano persone di ogni età, insomma, no? Ragazzi, persone di ogni età, bambini, ragazzini, adulti, di tutto. La cosa interessante è stata anche quella che hanno aderito altre associazioni territoriali, no? Per cui è partita da un'associazione e poi tutte le altre si sono collegate, quindi senza... come si dice, il fastidio, no? Che sei sul mio territorio, certo. Invece c'è questo senso di collaborazione che poi è quello che serve, no? Per fare delle azioni con una forza più importante. Ecco, quindi sacchi pieni di cosa? Di plastica? Soprattutto plastica, sicuramente reti da pesca, polistirolo... però abbiamo trovato tipo in mezzo alle dighe che vanno in mezzo al mare, c'erano appunto le batterie, non so se di macchine o barche che siano, insomma, cose abbastanza pericolose, insomma, no? E quello che aspiriamo, diciamo, è quello di creare magari degli appuntamenti periodici, no? Dove poter ritrovarsi insieme, perché poi la bellezza di queste operazioni qua è che sì, fai la pulizia, un lavoro faticoso anche perché insomma ti devi accucciare tutto, ma è anche un bel momento di condivisione e, come dicevo prima, di avvicinamento alla natura. Certo, certamente. Questo qua, tra l'altro, le foto sono quelle di Paolo Monello, che tu conosci bene, ma sì, è stato, ti ricordi, sì, qua sì, in trasmissione, qua, lo ricordiamo, sì, lo ringraziamo, sì, sì, sempre. Bravissimo fotografo. Ecco, poi abbiamo altre foto che riguardano, sì, che cosa? Sono tre le, sì, cose, le iniziative che abbiamo portato avanti da agosto. La prima è stata questa, la seconda ancora più importante perché è stata fatta in occasione del World Cleanup Day, questa giornata mondiale che l'anno scorso è arrivata fino a 21 milioni di partecipanti in tutto il mondo, 180 paesi hanno partecipato, quindi si sceglie una data appunto di riferimento per questo tipo di argomento, e la partecipazione mondiale a queste cose, diciamo, crea una risonanza straordinaria. E cosa vuol dire? Soprattutto che sta aumentando la sensibilità, sì, delle persone e la voglia di intervenire insieme per fare qualcosa per il nostro territorio. Queste ultime sono invece, il World Cleanup Day visto prima è stato realizzato organizzato da Venice Lagoon Plastic Free, che è un'associazione, sì, qui locale di Venezia, insieme col CNR ISMAR, che è il centro di ricerche marine.
con barche, sia nella terraferma, sia nella laguna, sia nelle barene, anche lì più di 30 associazioni hanno partecipato, più di 3 tonnellate sono state raccolte. Ecco, queste fanno parte di quella giornata là. Forse si sono mischiate un po', vedi, con le barche. Siamo andate proprio ai giardini della Biennale, a Murano, alla Giudecca, ha partecipato il Polo Nautico di San Giuliano, insomma, tutta una molto anche bello per l'integrazione, per la questione interculturale, no? Hanno partecipato comunità di musulmani, di islamici, quindi tutti insieme al di là di religione, cultura, politica, per fare qualcosa di buono. L'ultima parte che avevamo visto invece era la documentazione di relitti, sì, che è un altro problema che ci troviamo ad avere in Laguna. Ne sono stati geolocalizzati nel giro di 3 uscite più di 70, mezzi sommersi, totalmente affondati. Allora, ne vediamo alcuni qui. Forte Marghera, l'Osellino che porta a Mestre, il canale che porta a Tessera, e sono tras pericolosissimi per appunto la circolazione e anche ovviamente inquinanti, perché si parla di vetroresina e vabbè, i motori che quindi rilasciano, cosa, quello che sappiamo. Cosa fate lì? Vengono recuperati? Non si possono attualmente recuperare, non c'è chi, infatti stiamo un po' indagando e approfondendo la cosa, perché ho scoperto che nel 2017 Striscia la Notizia ha fatto un servizio, quindi ho detto ma come mai non si è riusciti a andarcene fuori? Pare che ci sia un vuoto di legge, un vuoto normativo. E in più ci sono delle competenze diverse tra la parte Laguna Losellino e la parte Laguna Venezia, e quindi adesso andremo un po' più a fondo, anche perché la cosa interessante con questa Venice Lagoon Plastic Free di Venezia è che si sta cercando, loro hanno appena vinto 2 bandi europei per quanto riguarda nuove tecnologie per il marine litter, quindi la pulizia della laguna, soprattutto per quanto riguarda le microplastiche. E quindi diciamo il concetto è, il problema, per esempio la plastica, lo si va a risolvere come? Si coinvolgono le filiere, quelle che possono, chi la va a prendere, chi la può trasformare, chi la può quindi come si dice, riciclare esattamente, e immettere nel mercato di nuovo, quindi economia circolare. Questi sono i concetti di base su cui si fonda anche le nuove direttive europee, insomma le nuove approvazioni. Adesso dovrebbero arrivare, se non sono già arrivati, i soldi del Recovery Fund, di cui il 37% sembra sia destinato all'ambiente. Quindi vediamo, insomma, di riuscire per esempio a risolvere queste problematiche attraverso dei progetti molto allargati. Molto interessante, complimenti. Grazie per avermi dato modo anche di... che bisogna anche far conoscere, secondo me, alle persone quello che si sta facendo, anche per magari qualcuno si vuole unire a fare questa operazione, ognuno può partecipare. Può dare un suo contributo. Diciamo, esattamente. No? Poi è facile a Venezia, per esempio, ormeggi una barca, la leghi alle paline, sì, poi cala la marea, no, poi risale la marea e affonda la barca, no? Cioè, conosco diversi milanesi che hanno avuto questo problema. Allora, Alessandro Scarpa, davvero tutte iniziative per salvaguardare il territorio di Venezia, che è delicatissimo, citava Silvia Rossetti anche le barene, no? Cioè, sono proprio un ecosistema da tutelare. Cos'altro possiamo aggiungere? Brava Silvia, appunto, per queste iniziative legate all'ambiente. Io ero presente anche quest'estate durante la raccolta dei rifiuti, delle plastiche nell'isola di Prenestina. Sono stati raccolti addirittura 50 sacchi di plastica, e quindi questo è un bene per l'ambiente, ma anche per le future generazioni, così riusciamo a educare i giovani appunto per quanto riguarda la raccolta della plastica. E quindi, oltre che a queste buone iniziative di volontariato, devo aggiungere che c'è anche un comune di Venezia che è molto attento a queste iniziative. Per esempio, il comune di Venezia è stato uno dei pochi comuni, diciamo, in Italia, dove
ha fatto una delibera di giunta per raccogliere le lettine di plastica, quelle che praticamente raccolgono le cozze, le vongole, quelle lettine di plastica che purtroppo negli anni scorsi finivano in mare. Adesso, grazie a questo progetto appunto del Comune di Venezia e Veritas, vengono raccolte e quindi addirittura si parla di tonnellate di rifiuti di plastica che vengono raccolte su dei cassonetti, cioè ogni pescatore ha la chiavetta personalizzata e quindi vengono raccolte e poi portate in discarica appunto a Veritas. Oltre che a questo, il Comune di Venezia è molto attento per l'ambiente anche per quanto riguarda i bus elettrici. E a Lido di Venezia e Pellestrina ci saranno praticamente nei prossimi mesi, hanno già iniziato nel mese di ottobre, i bus elettrici che viaggeranno da Lido di Venezia. Poi una volta fatto questo il progetto continuerà anche nella terraferma. Questa è una cosa voluta dal sindaco direttamente. I vaporetti? I vaporetti, sì, ci sono dei progetti anche per i vaporetti e quindi ci auguriamo che anche i vaporetti appunto sono già dei progetti, insomma sono già iniziati appunto questi percorsi, però è importante avere queste iniziative, appunto parliamo Lido di Venezia e Palestina con dei bus elettrici, quindi meno gas, meno motori diesel che poi ci lamentiamo che fanno male appunto alla salute e all'ambiente. In questo caso insomma, abbiamo la fortuna di avere un comune che è molto sensibile. Quindi complimenti Silvia e anzi mi auguro che nei prossimi mesi, nella prossima primavera, ci sia la possibilità, anche grazie a Matteo e alla sua associazione, di fare delle cose assieme. Tipo... Vengo anche a me. Benissimo. Quindi si può organizzare assieme appunto delle pulizie per quanto riguarda oltre che le spiagge, i pennelli a mare, le dighe, ma anche in laguna appunto, nella laguna di Venezia, cercare di aiutarci a vicenda, capire di chi sono le competenze, cercare di andare avanti con questi progetti. Complimenti, certo. Davvero, bravi. Bene, bene, abbiamo parlato di Venezia e ne parleremo ancora ovviamente. Vediamo un titolo, siamo verso la chiusura, un titolo della stampa di Torino, DL Ristori bis. Ecco la bozza, un'altra famosa bozza, una delle tante, tasse, congedi, bonus babysitter per le zone rosse, le categorie Ateco coinvolte. Allora chiudiamo con i miei colleghi giornalisti di altissimo livello che ogni giorno vi raccontano quello che accade sul territorio con grandi dimostrazioni di professionalità, di equilibrio, di precisione. Insomma, noi è un mestiere complicato, abbiamo una grossa responsabilità e abbiamo una squadra di giornalisti e di tecnici che lavorano devo dire, siamo orgogliosi del lavoro che svolgono. Allora, Ilaria, domani altro punto stampa del Presidente? Certamente sì, domani il Presidente puntuale aspetterà le 12.30 per poi collegarsi con le televisioni, anche con la sua diretta via Facebook e dare gli aggiornamenti a tutti i cittadini, quindi l'appuntamento è ormai quotidiano, ecco. Canonico, io lo seguo sempre per seguire il tuo lavoro e dei nostri, poi e anche gli altri giornalisti. A me piace tantissimo un collega, credo che sia Tosato, che dice si ha l'impressione che trovo credo bene direttore, è proprio lui che poi è lui. No, che molto, è molto delicato come approccio, no? Cioè non è, non dà un giudizio, ma dice si ha l'impressione, no? È molto, molto elegante, cioè, e fa delle domande poi molto, come tutti voi, molto pertinenti, molto precise, insomma, a volte anche scomode per il Presidente. Va bene, Ilaria, grazie molte, e ovviamente domani saremo lì in diretta, 12.30 dal punto stampa. Grazie Valentina. Grazie direttore, un saluto a tutti gli ospiti e ai telespettatori. Grazie Ilaria, grazie tante. Grazie per essere stati con noi fino a quest'ora, perché ricordo che i nostri giornalisti sono in pista dal mattino presto, stasera li ho tenuti quasi fino a mezzanotte. Per fortuna non avete problemi di coprifuoco, siete a casa almeno adesso. Valentina, allora invece Padova, domani che succede? Cosa avete di scadenzario?
Allora, diciamo che questo sabato fortunatamente non ci dovrebbero essere manifestazioni come è successo nella settimana scorsa, staremo un po' a vedere come stanno reagendo i tanti locali del centro. Abbiamo visto una Bassano deserta, ma vi posso garantire che anche Padova in queste serate è davvero, sembra una città fantasma, magari mostreremo anche nei prossimi giorni. Ecco, sarà interessante andare a vedere il mercoledì, perché per noi padovani era il mercoledì la giornata della movida, il cosiddetto mercoledì universitario. Ecco, andremo a vedere magari che cosa sarà il mercoledì sera per Padova. E quindi insomma domani dovrebbe essere, speriamo, una giornata tranquilla. Attendiamo anche noi di conoscere cosa dirà il governatore Zaia nel consueto punto stampa, perché lo ascoltiamo sempre anche noi, anzi a volte subiamo ai colleghi, rompiamo cosiddette le scatole ai colleghi cercando di fare domande, perché ci chiamano in redazione, ci chiedono di domandare al governatore Zaia, allora scriviamo ai colleghi, per favore chiedete questo. È vero. Io siamo subissati di richieste da tutte le parti. Lo so, infatti vedo che dovete, sentite il dovere appunto di accontentare tutti, cosa che è difficile. Poi io guardo su WhatsApp quando comunicate, e a un certo punto esce la parola eccolo, ecco, cioè che è arrivato, per cui si interrompono le altre trasmissioni e si dà la linea a Marghera. Carlo Alberto Inghilleri, allora Carlo, domani sabato che succede? Domani siamo sul pezzo, ovviamente, come tutti i giorni, alle 3, alle 15 ci sarà una manifestazione davanti alla prefettura, quindi ci saremo anche noi. Ci sono queste categorie, questi commercianti che sono veramente disperati. Io però, prima di chiudere, direttore, se me lo concedi, vorrei ricordare anche io i 10 anni da quella maledetta notte buia del 2010, quando l'acqua, il fango, la paura. Certo. Vicenza si svegliò sotto il fango, sotto la melma, il fiume, il Paciglione, in base appunto alle strade, alle piazze di Vicenza. La gente lottò per giorni, per settimane, per strappare alla melma la propria casa, la bottega, la propria vita. Ebbene, da allora, direttore, sì, molto è stato fatto con il bacino di illuminazione di Caldogno, molto resta ancora da fare, però è certo che non c'è più mancato nulla da allora, da quel 2010, un'altra alluvione nel 2012, il tornado nella riviera del Brenta nel 2015, Vaia nel 2018, insomma davvero bisogna trovare il faraone e fermarlo, perché queste sono le piaghe d'Egitto, vero? Per cui le catastrofi climatiche si sono unite poi a quelle economiche con il crack delle banche popolari venete, le catastrofi sanitarie come il Covid nel 2020. Allora io vorrei chiudere proprio con quel numero che campeggia ormai da tanto sugli schermi di Media Nord-Est, 1111. Non so se si possa dire un numero palindromo, di solito si dice palindromo di quelle parole che si possono leggere da destra a sinistra indifferentemente, questo chiamiamolo così, un numero palindromo. Certo è che come lo leggi da destra a sinistra o da sinistra a destra, sono sempre 1111 giorni in attesa del governo per l'autonomia. Chissà come sarebbe andata se ci fosse stata l'autonomia anche in questo 2020, funestato dal Covid. Ben detto, hai fatto bene a ricordarlo, la guerra, la battaglia per l'autonomia, la battaglia, la madre di tutte le battaglie. Grazie a tutti, grazie ai miei colleghi, ci rivediamo ovviamente domani. Io ringrazio anche Matteo Secchi di Venezia.com. Arrivederci Secchi, grazie molto. Buonasera a tutti. Silvia Rossetti, grazie. Seguiremo tutte queste iniziative per a tutela dell'ambiente, e grazie ad Alessandro Scarpa. Grazie Scarpa, grazie, complimenti grazie. Anche a lei. Voglio ringraziare in particolare Fabrizio Bazzoni, il nostro regista, perché quando c'è tanto materiale, 4 collegamenti, gli ospiti, davvero è un lavoro straordinario che fa Bazzoni stasera con Tony Poll. Ci rivediamo lunedì, vi ricordo lunedì una puntata speciale di Focus con due super assessori
della Giunta regionale del Veneto, riconfermati in queste ultime elezioni dal Presidente Zaia nei loro incarichi, e cioè Emanuela Lanzarin, assessore alla sanità e al welfare, e Giampaolo Bottacin, che come sapete assessore alla protezione civile. Quindi lunedì parleremo ancora di quello che è successo e che sta accadendo in questa regione, che ne passa di tutti i colori, ma che, come abbiamo messo nel titolo, non si piega mai. Grazie, buonanotte, arrivederci.